Buongiorno a tutti, sono particolarmente contenta stamattina di vedervi qua per questa bella diciamo, presentazione del libro del mio collega e carissimo amico Luca Panarello. Per me è un momento veramente emozionante che mi fa piacere condividere con tutti voi, perché veramente con Luca abbiamo condiviso un percorso di studi, di pensieri sul lavoro, di problemi, di idee, di entusiasmi che sta continuando per fortuna, ecco. E questo libro, diciamo, nasce proprio anche un po', mi sembra, anche parlandone un po' in questi giorni prima di questo momento, da uno di questi momenti, perché a un certo punto l'università, nella figura della professoressa Cavanna, ci hanno chiesto di fare, a me e a lui, insieme anche ad altri colleghi, però un laboratorio di psicopatologia dello sviluppo. Collegato al corso. Allora, con Luca ci siamo messi, come siamo soliti fare, all'opera, rimboccandoci le maniche per sistematizzare un po' le idee. Abbiamo poi visto che c'era un libro scritto da una collega milanese che un po' trattava questi argomenti, però ci siamo detti che qualcosa mancava e che quindi sarebbe stato bello colmare questa lacuna con un libro, un qualcosa scritto. E Luca, devo dire che è stato molto produttivo e ci è riuscito, e quindi ecco, eccoci qui, per cui siamo qui oggi. Quindi, come vi dicevo, il libro nasce dall'esperienza e da una profonda riflessione che lui ha fatto in questi anni, a partire da tutta la sua preparazione teorica, sistematizzandola e prendendo appunto spunto dai vari autori che nel libro vengono citati, è un po' come in un bignami riassunti, ma voglio dire, proprio per fare dei riferimenti puntuali a poi la pratica clinica. Il libro quindi è molto interessante perché è un libro che diciamo, è proprio molto operativo, molto, mi viene da dire, molto concreto. Si può trovare all'interno quindi una sistematizzazione appunto delle idee, ma anche un'esemplificazione delle vignette cliniche che nel corso di questi anni Luca, di casi che lui ha seguito, che esemplificano bene appunto quelle che sono le concettualizzazioni che lui propone. Io lascerei la parola un po', sì, magari dico ancora due parole sul fatto che il libro, il cuore del libro è proprio questa, no? La consultazione psicodiagnostica in età evolutiva. Questo ci riguarda tantissimo come psicologi consultoriali. E quindi, diciamo, lui ha preso questo argomento e lo ha sviluppato, come vedete, in questi punti che sono la continuità della cura e del prendersi cura, che quindi prevede il fatto di non, cioè di essere un professionista che ha un'attenzione non solo alla psicodiagnosi, ma proprio nella continuità, nel portare avanti, nell'avere un'attenzione, ma nella stessa fase della consultazione, diciamo, che si può sviluppare e poi per mille ragioni può anche non andare avanti. Ma l'atteggiamento è quello del prendersi cura e questo fa la differenza. La richiesta poi spontanea della famiglia, che è importante, quindi l'analisi della domanda. L'analisi della domanda è sempre molto importante, ci dà moltissime indicazioni e quindi la richiesta spontanea della famiglia, ci pone già da un vertice differente da altre situazioni che noi ci troviamo ad affrontare. Il
Invece, appunto, poi lui sviluppa tutti gli altri tipi di invii nel bambino inviato, perché non è più la famiglia che quindi in qualche modo ha un moto, diciamo, di cercare una cura, quindi di andare verso cioè una consapevolezza di un malessere della famiglia e del bambino, ma in questo caso invece il bambino per tante ragioni viene inviato da varie enti, agenzie, scuola, servizio sociale, tribunale, eccetera, per delle motivazioni che magari sono molto particolari e che quindi ci condizionano anche un po' nell'affrontare una fase di consultazione psicodiagnostica. Altro paragrafo importante che lui sviluppa è l'intervenire come e quando. Anche questo è un aspetto delicato. Bisogna sempre, appunto, porsi in una fase, in una prospettiva di comprensione dei tempi e dei modi. Luca lo sviluppa bene, fa capire che non ci sono modelli, diciamo, da applicare tout court come se fosse un vestito unico, ma proprio come psicologi clinici dell'età evolutiva dobbiamo essere molto duttili, molto sia nella modalità cioè il paziente per noi cambia di ora in ora, cioè il bambino di 2 anni, il ragazzino di 17 ovviamente sono differenti, ma anche la situazione che ci troviamo davanti, di ora in ora cambia e quindi può variare veramente moltissimo. Altro paragrafo veramente interessante è l'incontro col bambino. L'incontro col bambino, appunto, è il cuore anche di nuovo un po' di questo capitolo, perché è la specificità dell'intervento nostro, mi viene da dire, perché condividiamo l'area di lavoro. E quindi anche qua lui sviluppa, ora io non voglio dirvi moltissimo, anche perché poi voglio lasciare la parola ai colleghi, a Luca in primis, che è l'autore. Quindi l'incontro col bambino, lui lo sviluppa e fa capire come sia importante e vitale capire come incontrare questo bambino. Il setting e le sue variazioni è l'altro capitolo che, come vi dicevo anche prima, per noi è importante capire come, quando variarlo, cosa fare quando ci troviamo situazioni appunto differenti che prevedono che devono, diciamo, prevedere una nostra capacità di essere duttili e di non essere rigidi negli schematismi di applicazione di modelli a cui dobbiamo fare riferimento, ma che dobbiamo essere anche molto pronti a variare. In ultimo, ma non di minore importanza, è il colloquio con i genitori e la preparazione del bambino. Il colloquio con i genitori è il primo approccio che noi abbiamo, quindi noi abbiamo non un unico paziente, ma abbiamo più pazienti, no? Perché il primo colloquio è con i genitori, l'ingaggio viene con loro, no? E se riusciamo in qualche modo a convincerli della bontà dell'intervento, poi riusciamo a lavorare, ma dobbiamo veramente curare questo colloquio, che è fondamentale, il primo, come l'ultimo, mi viene da dire, come la restituzione, quella che noi chiamiamo restituzione, perché anche questa è una fase delicata di tutto questo processo, così come la preparazione del bambino.
Perché non è banale dire che il bambino certe volte viene portato a noi senza, così, senza dirgli niente, no? E quindi che si trova di fronte degli perfetti sconosciuti e non sa perché è lì. La cosa su cui abbiamo anche un po' parlato insieme nel preparare la mattinata di oggi è la consultazione terapeutica. Anni fa, io e Luca abbiamo scritto un piccolo articolo sulla rivista che era la rivista della ASL di quel tempo, che si chiamava La Via del Sale, e riguardava proprio la consultazione terapeutica, con l'esemplificazione di appunto anche qua di casi clinici. In alcuni casi la consultazione psicodiagnostica può assumere un valore, assumere un aspetto particolare che è proprio quello di una valenza già di per sé terapeutica. Non è sempre, cioè non è una cosa che si realizza sempre, ci vogliono delle condizioni particolari che lui esplicita molto bene. E fa capire che come sia a volte un momento importante, importantissimo questo, magari l'unica occasione per quella famiglia, per quel bambino, di accedere a dei contenuti, no, della propria mente o della propria significatività della propria vita. E questo è estremamente importante, no? Poterlo cogliere, poter fare sviluppare già in quei pochi incontri un momento così significativo che può essere foriero lo stesso di cambiamenti che però possono essere utili per la famiglia, per il bambino. Io non vorrei portare via troppo tempo, ma semmai interverrò dopo e quindi passo la parola. Allora, devo un po' resettare l'emozione perché siete tutti qui, vicini a me, molti di voi sono anche miei amici, familiari, quindi è un setting un po' strano per me a proposito delle variazioni del setting, anche per me questo contenitore che accoglie, per dirle insomma, in termini bionianiani, i nostri contenuti di oggi è un contenitore per me insolito. Sono abituato e anche un po' disinvolto ormai nelle presentazioni, non si direbbe, ma con gli studenti ho già presentato il mio libro all'università ed ero molto più tranquillo perché un conto è essere davanti agli studenti, un conto è essere davanti agli amici, alle persone che senti vicino, un conto anche essere vicino a colleghi con cui confrontarci, perché alcuni di noi hanno la mia stessa formazione, quindi gioco in casa, sono qui presenti, sanno bene di quello che stiamo trattando, quello di cui parlerò. Alcuni hanno già letto il mio libro, altri lo stanno per leggere, insomma. E poi spero ci saranno altre occasioni di presentazione. Abbiamo qui anche Marco Morando, che è il presidente della nostra, faccio un po' di pubblicità, associazione Marta Harris, finalmente nata, anche se con difficoltà e purtroppo con rammarico, non con la sede a Genova, per motivi di fazioni, perché purtroppo, come diceva Fornari, che era un noto psicanalista ormai defunto, insomma, ma molto importante anche nella mia storia, nella mia preparazione, diceva, quando, che lo citava sempre l'Adriano Antolini, diceva, quando si parla di scuole, nella società di psicoanalisi scorre il sangue, addirittura. E qui anche purtroppo per noi psicanalisti infantili, perché io sono più che psicoterapeuta, mi definirei uno psicanalista infantile. Psicoterapia psicanalitica infantile è il nome del training che noi, molti di noi hanno fatto. Però non dico che scorre il sangue, ma le invidie, le fazioni, le scuole, le parrocchie, come si direbbe, no? Sono molte, ma ora non voglio dilungarmi troppo. Abbiamo la nostra associazione di cui Marco è presidente, stiamo organizzando degli eventi di cui alcuni anche con la partecipazione dell'ordine.
L'ultimo è stato quello del dottor Priori, che purtroppo col maltempo non è stato molto frequentato, però ne faremo altri. Facciamo degli incontri alla Biblioteca De Amicis, pubblicizzateci, rivolti ai genitori, proprio ai bambini piccoli, sui temi della prima infanzia. Quindi lo scopo del mio libro, per non divagare, è proprio quello di farmi capire da tutti, cioè spero, e questo mi è stato detto anche da colleghi non psicologi che l'hanno letto e che l'hanno trovato utile. Questo per me è la cosa migliore, utile nella loro pratica di lavoro, anche se non sono figure prettamente psicologiche, psicoterapeutiche, però hanno trovato che, per esempio, l'approccio coi genitori, per chi fa colloqui con i genitori, è stato utile, quindi non rigidamente deve essere applicato da chi ha il nostro stesso orientamento. Però chiaramente per chi ha fatto la mia formazione è più facile e agevole la lettura. Uno dei meriti, ma non me lo prendo da solo, mi è stato detto anche da chi ha fatto dalla casa editrice, eccetera, la chiarezza espositiva e la semplicità delle parole. Questo me lo dico da solo, perché spero anche oggi di farmi capire in modo molto semplice. Qualche collega invece più esperto, anche qualcuno c'è, qualcuno non ha potuto esserci, mi ha detto anche che gli è stato utile proprio nella sua pratica lavorativa e anche per fare dei corsi di formazione con insegnanti, con personale del nido, perché qua troverete anche tante cose. È davvero un po' un bignami senza vanto. L'ho fatto per me anche, prima di tutto, perché uno scrive per sé prima. Poi anche per gli altri, volevo lasciare una testimonianza. Una collega simpaticamente mi ha detto: ma il tuo testamento, non faccio nomi. Mi sono sentito dire di tutto e di più anche questo. Comunque molto divertente, perché è anche un po' una cartina di tornasole, no? Scrivere e vedere le reazioni della gente, delle persone a te più o meno vicine. E quindi, detto ciò, io appunto sono una persona, per chi mi conosce, molto diretta e spontanea, quindi mi piace anche dire in retroscena di questa cosa, che è stata veramente faticosa. Ho impiegato molti anni a scriverlo, sembra, poi non sono tante pagine, però perché non mi piaceva mai, poi giaceva nel cassetto, dicevo non ce la farò mai, mi scoraggiavo, andavo avanti e indietro. Avevo qualcosa già di pronto, perché con Lisa tanti anni fa avevamo scritto un brevissimo articolo sulla Via del Sale, proprio sulla consultazione terapeutica, quindi non c'era proprio niente nella mia mente. La partenza, come dicevi tu, è stata proprio quella. E poi un'altra cosa piccola che mi piace dire, dedicata ai giovani, che molti giovani mi hanno chiesto, i miei tirocinanti, alcuni sono qui presenti, specializzandi, mi hanno detto: ma perché le cose che ci dici ogni volta nel tirocinio non le scrivi, e perché soprattutto noi non le riusciamo a trovare da nessuna parte? Allora ho detto: ascolta un attimo i giovani che sono più svegli, magari anche di te, che ormai dopo tanti anni. Allora ho guardato un po' in internet, poi mi sono confrontato con Lisa, appunto c'era solo questo libro della Curzio, che però era sulla, che è una collega con formazione psicanalitica lombarda, ma era molto sulla psicodiagnosi del bambino, quindi era molto improntato, è utilissimo, è adottato anche in scuole di specializzazione, ma è molto improntato sui test proiettivi. Questo tocca lateralmente l'uso dei test, che non sono demonizzati, io non sono lo psicanalista puro che dice non si usa nei test, come diceva Lisa prima. Io cerco di distinguere, come avete visto nelle due slide, e proprio aiuto anche gli studenti tirocinanti a comprendere la differenza che c'è tra consultazione psicodiagnostica e consultazione terapeutica, perché sono due cose diverse. Poi tutto va bene a seconda del caso, se ho il bambino che non parla, non spiccica una parola, portato dai genitori magari che non l'hanno preparato, come si diceva prima, un test ti salva la pelle, dico sempre, no? Però non lo puoi, è difficile farlo, proporlo alla prima seduta, no? Sarebbe meglio non farlo, a volte lo devi fare perché appunto il bambino non è pronto, non è preparato, non ha come dire, motivazione all'incontro con noi. Devo dire che succede di rado, perché se i genitori sono motivati, il bambino di conseguenza è motivato.
Però ecco, può accadere tutto e il contrario di tutto, no? Come diceva Lisa, l'età varia. Qui ho escluso, volevo fare una precisazione, in questo libro non troverete casi di adolescenti, perché come ho detto nell'introduzione, se avessi messo anche la fascia adolescenziale ci voleva un altro libro. L'adolescente è proprio un'altra tipologia di paziente. Lo tocco lateralmente arrivando fino alla preadolescenza, con alcuni casi di ragazzini nell'età un po' più anche difficile, 12-13 anni, no? Quella che Anna Freud diceva che quasi sono ragazzini difficili, non intrattabili, ma non iniziare. Lei, vabbè, altri tempi, esagerava un po', diceva meglio non iniziare a questa età perché c'è nella fase dello sviluppo, no? Effettivamente quando ci capita un dodicenne, no? Ci vengono un po', vero? Perché non gioca, disegno, non è detto che gli piaccia parlare poco, e quindi i tirocinanti lo sanno bene, dodicenne è il caso un po' più difficile, 11, 12, 13. Più il bambino è piccolo, questo è il messaggio che voglio anche dare nel libro, anche ai pediatri, ai medici, soprattutto perché sta un po' cambiando. Io lavoro da un sacco di anni, veramente. Quando ho iniziato, proprio i medici non inviavano i casi allo psicologo. Adesso ci inviano quelli un po' più rognosi, no? Anche il medico ormai tratta lo psicologo come collega, è proprio cambiato tutto. Però cosa ci manda? I bambini che hanno già dei disturbi, magari hanno le nuresi da 2 o 3 anni, disturbi psicosomatici, cose che per noi sono già difficili da trattare. I bambini vanno mandati prima possibile. Il sintomo, come dico nel libro, come ha detto Lisa, deve essere in fase di esordio. Se il sintomo, come ci dice anche poi tutta la manualistica, il DSM, il PDM, non deve essere eradicata. Se un sintomo anche in un bambino dura già da 6 mesi, noi facciamo più fatica. Se il sintomo è in fase di esordio, noi lo trattiamo meglio anche con questo strumento della consultazione terapeutica, che è molto snello, prevede 5 incontri, può essere ripetuta magari a cicli, nei cicli di vita, nei momenti di crisi, però il bambino davvero guarisce in questi casi, però va portato rapidamente, prima che il sintomo, perché poi i sintomi si aggravano anche nel bambino, lo vediamo poi chi lavora con gli adulti lo sa bene, i bambini non curati diventano adolescenti difficili o pazienti adulti con disturbi della personalità borderline, di cui si parla tanto, ma sono i bambini non curati, i bambini con carenze affettive familiari, qui ne troverete molto perché il mio taglio di lavoro, vi dico che la maggior parte, il 90% dei casi citati nel libro è del servizio pubblico. Quindi c'è tutta la mia esperienza, io ho creduto e credo ancora molto, anche se i servizi sono in declino adesso, ma non voglio fare la lamentazione, ci ho creduto e ci credo ancora molto, quindi pochissimi casi sono del mio ambito privato che io ho abbandonato per motivi anche personali e familiari, abbandonato da tempo, quindi mi dedico solo al pubblico, però studio ne ho fatto per parecchi anni, anche per pagarmi la costosissima formazione psicanalitica, che tutti sappiamo che richiede un investimento e notevole, un dispendio notevole di energie, quindi mi servivano anche i casi per il training. Io ho fatto un training molto impegnativo di cui parlo, per chi non lo conosce lo trova nell'introduzione, la mia formazione, che quando il professor Giberti, a cui ho dedicato anche questo libro, tra l'altro è morto proprio quest'anno, che è stato il mio analista, uno dei miei analisti devo dire, perché non è stato l'unico, però il più importante, e la mia analisi più lunga e più intensiva l'ho fatta con lui, mi diceva quando ero piccolo, mi viene da dire, ero molto giovane, mi disse: ma lei vuole fare questo lavoro, ma sa che è una formazione che dura 20 anni. Io avevo pensato: che vecchio barbogio, no? Non era ancora il mio analista, l'avevo conosciuto come prof dell'università, dico: ma accidenti, che scoraggiante, no? E invece poi ho capito, scrivendo negli anni, che 20 anni, non, no, ce ne volevano di più e più ancora. E anche adesso, a parte questo, se no sembra un autoelogio, ma anche i casi che trattiamo, che troverete qui, sembra contraddittorio, la consultazione terapeutica è uno strumento snello, però qui troverete anche casi molto lunghi, perché nei servizi noi lavoriamo
con casi molto complessi, con famiglie veramente destrutturate, e spesso dobbiamo accompagnare questi bambini in un ciclo di vita lungo, per cui molti casi, non so, adesso poi non vorrei neanche citarne troppi, magari ne faccio vedere due per darvi un'idea del mio lavoro, per chi non ne ha conoscenza, perché ci sono qui anche persone che sanno poco del nostro lavoro, quindi volevo renderle un pochino più edotte, ma proprio per un piacere anche personale di condivisione. Che dire, questi bambini è un po' come se noi, è una parola un po' forte, li adottassimo, no? Diventassero un pochino i nostri bambini, ma non i nostri figli, attenzione, perché poi con i figli è tutto diverso, si fanno un sacco di errori, anche le cose che consigliamo ai genitori che poi noi non mettiamo in atto, vabbè. Ma quello che dico sempre io è che non è un vaccino il fatto di essere uno psicologo, in primis uno psicologo dell'età evolutiva, no? In seconda battuta coi figli, non è un vaccino dagli errori. Ma poi bisogna non esserlo anche per non sentirselo rinfacciare poi, perché allora vuol dire che qualcosa non ha funzionato. A volte è un aggravante, appunto. Allora, volevo quindi dire qualcosa, questo però era uno degli ultimi forse, i tempi, torno indietro. Prima del sogno volevo portarvi, ecco, questo non so se si vede abbastanza bene, questo è proprio un disegno spontaneo, quindi qui i test non c'entrano, di un bimbo, diciamo un bambino che mi era rimasto proprio nel cuore, un bambino che all'epoca della consultazione aveva 6 anni. E ve lo cito, non tanto è insolita una consultazione così favorevole, ma ve la metto un po' come ciliegina sulla torta, per dire può anche essere così l'incontro con un bambino. Era stato un buon incontro. Precedentemente io avevo avuto un buon incontro col padre del bambino, e la madre invece non l'ho mai vista perché era scappata di casa e aveva abbandonato il padre e il bambino. A volte noi appunto trattiamo queste situazioni anche traumatiche, proprio traumatiche. Ora non vi sto a leggere, poi lo leggerete, più bello forse raccontato. Come vedete, anzi io lo vedo meglio, forse non si vede tanto bene con la luce. Si riuscite a vedere? Perché sto ecco, nel libro. Perché ve lo proietto anche un po' per soddisfazione personale, perché si vede meglio nelle slide che aveva fatto la fotografia qui purtroppo una mia specializzanda che oggi ha l'influenza, ma che ringrazio, e, in tridimensione, perché io do sempre ai bambini, come raccomandato dalla Klein, no? Perché poi le cose non sono a caso, quelle che dico e faccio, ma derivano da un metodo, come diceva Lisa, da cui poi ci possiamo discostare, ma dobbiamo prima imparare un metodo di lavoro. In questo metodo quindi vengono dati dei materiali, il bambino dei materiali precisi, e oltre ai colori eccetera io do sempre le forbici, la colla, lo scotch e la possibilità, quindi quelli che noi chiamiamo materiali di consumo, e qui sono stati preziosi perché il bambino, come vedete, ha fatto se stesso nel lago o nel fiume, non ricordo, sono passati tanti anni, che grida aiuto. Poi ha fatto un albero incerottato e tenuto su dalle due cordine, che rappresenta proprio la sua fragilità in quel momento in cui la mamma l'aveva abbandonato. Ora non vi sto a dire i motivi, comunque erano gravi, e non è più tornata. L'aveva salutato solo con una telefonata in cui il papà gliel'aveva passata e poi non l'aveva mai più vista. E come vedete il bambino si rappresenta nell'acqua e grida aiuto. Poi c'è questa figura che era chiaramente il papà, il bambino me l'aveva detto, senza mani, notate l'importanza di questo particolare,
e col cappello volato via per il vento. Quindi un papà un po' sottosopra, no? Un papà senza mani che rimane, non so, potete dare il significato che volete alla mancanza delle mani. Per noi è molto importante, ecco, questo dettaglio. E la cosa più interessante è questa figura terapeutica centrale in cui io mi sono visto e in cui ovviamente in una consultazione terapeutica non dai un'interpretazione dicendo ah, perché tu mi vedi come un terapeuta semaforo, vedete i colori quasi del semaforo, che ti può aiutare, ma il bimbo mi aveva detto proprio che lui era nell'acqua e poi arrivava per fortuna questa stranissima figura, veramente la magia dei bambini, del loro, la ricchezza anche del loro mondo fantastico, no? Che va su questa barca, pseudo barca, e va a salvare il bambino. Quindi lì veramente io avevo pensato alla mia funzione terapeutica, al fatto che il papà gli avesse fornito una preziosa occasione di aiuto. Il papà me l'aveva portato, era già venuto all'epoca, qui non era appena successo il trauma. Erano passati 2 anni, era venuto 2 anni prima a parlarmi di questa situazione. Io avevo visto il bambino solo indirettamente attraverso, come a volte facciamo, le insegnanti che avevano fatto, erano molto brave. Io allora facevo anche per loro un mini corso di osservazione attraverso il nostro modello Tavistock, che dell'osservazione del bambino, quindi sapevo che erano insegnanti capaci e mi ero molto rassicurato perché mi avevano detto che sto bimbo stava abbastanza bene, per cui non avevo ritenuto necessario dopo un trauma così vedere il bambino. Il papà non me lo chiedeva in quel momento. Poi il papà 2 anni dopo, per dirvi, no, come ritornano le cose, spiegarvi il senso dei nostri incontri. Era stato un buon incontro, col papà ci eravamo visti alcune volte, ed era ritornato quando aveva incontrato una nuova compagna. E quindi voleva un po' chiedermi, secondo me, come l'avrebbe potuto prendere questo nuovo rapporto il bambino, e a quel punto voleva che io lo vedessi. E qui è nata la consultazione. Ecco, questo è proprio un incontro felice. E vi dico anche il follow up, perché poi non ho resistito alla curiosità, un po' perché stavo scrivendo su di lui, avevo bisogno dell'autorizzazione della famiglia per pubblicare questo disegno, perché è anche un po' particolare, è difficile mimetizzarlo e anche la storia è difficile cambiarla. E ho saputo che poi il ragazzo stava bene, aveva finito le scuole superiori e il papà poi si era sposato con questa persona e non avevano avuto figli insieme. L'albero sulla sinistra mi era sembrato un po' una rappresentazione del trauma, cioè lui, vedi com'è un po' l'albero, non so se si nota che è storto, quindi prima lui ha messo le 2 cordine di sostegno, poi dato che aveva fatto il buco. Non mi ricordo sinceramente se aveva, perché non si vede più, se aveva fatto il buco, sai che a volte fanno la tana, e poi ha messo il cerotto. La cosa significativa mi sembrava il cerotto. Quando Adriana Antolini l'abbiamo presentato in università, perché lei è un pozzo, sa sempre tutto di tutto, una collega molto brava, molto capace, che oggi evidentemente non ha potuto esserci. E mi aveva detto che in quella sede Fornari parlava della funzione semaforica del terapeuta. Scusate la citazione, cioè io non lo sapevo, però da bambina ha disegnato il semaforo. Dico. Perché è vero che noi dirigiamo un po' il traffico, Lisa, no? In certe famiglie è vero che non siamo pedagogisti, non siamo. Però a volte non diamo consigli, però a volte veramente dobbiamo dire stop a certe cose, a certe pratiche, dal bambino nel lettone a quando si finisce un allattamento che non finisce più, eccetera, eccetera. Quindi a volte siamo dei semafori, diamo degli stop, o meglio, i genitori ci dicono l'abbiamo fatto, siamo tornati a casa e abbiamo deciso che. È vero, quante volte ci capita? Quindi è vero che a volte diamo degli stop anche senza rendercene conto. Abbiamo una funzione di semaforo che io non sapevo, si potrebbe dire di contenimento, no? In termini più bioniani, più comuni, però mi è piaciuta questa cosa del semaforo, quindi la volevo condividere con voi. Se ci sono altre domande, a parte mi fa piacere, se non c'è qualcosa di chiaro, di.
perché se vi leggo il caso poi mi vengono... Sono Barbara Giuliani. Non sapevo che fosse il padre quando dicevi che era il padre la figura, e ho pensato a un padre sostenuto dal terapeuta, cioè perché le cordine sono in comune, quindi anche questo albero mi aveva dato l'idea di un padre che in qualche modo è tenuto su da qualcosa di terapeutico, che sono le cordine, ecco. Come è fatto il terapeuta? Ma accolgo e va tutto bene, perché poi in realtà noi nella consultazione terapeutica queste cose non è che le possiamo dire, non è una psicoterapia, ma è come, è difficile dirvelo e non vorrei, per chi non è addetto ai lavori, sembrasse una cosa quasi un po' esoterica, no? Ma passano le emozioni, cioè quello che è importante, quello che il terapeuta sente, non tanto quello che il terapeuta dice, ma questo anche negli ultimi studi sugli esiti delle psicoterapie, anche delle analisi, al di là dei vari indirizzi, è dimostrato che quel che rimane nella mente del paziente, della persona che è stata aiutata dal suo terapeuta, non è l'interpretazione, la parola, ma il senso e l'atmosfera, il tono della voce, tutte queste cose, il luogo, i nostri luoghi della ASL non sono meravigliosi, ma comunque come se, e questo noi terapeuti infantili lo sperimentiamo molto bene quando ritorna un paziente, ed è bellissimo, quando un bambino torna da grande, che ci dice, tra l'altro Priori ha portato proprio sabato un caso così, no? Di un paziente che l'ha andato a trovare e ha detto: dottore, mi ricordavo lo studio, l'albero dalla finestra e la sua voce. Sono questi gli elementi, no? E non altri. Quindi, benissimo, è vero, potrebbe essere proprio il ruolo del terapeuta che sostiene il padre, no? Da due parti, le braccia aperte. Cioè, ora rivedendolo mi vengono in mente altre cose. Il papà si era fatto molto aiutare, era anche tornato, vabbè, ora non la faccio lunga, era stato un buon incontro anche con lui, devo dire, mi aveva fatto così molta tenerezza, anche perché questo era un papà non colto, cioè io vorrei anche rendere il senso sociale, no, di questo nostro lavoro, perché per chi lavora nel pubblico soprattutto, ma anche per chi lavora nel privato a tariffe modiche, perché dobbiamo anche venire incontro a questi genitori, no, se non possono. Questa era una persona modesta che non aveva studiato, però non vuol dire niente, la sensibilità, l'essere pronti ad essere osservativi nei confronti del proprio figlio, lo spavento che si era preso, insomma, lasciato solo con un bambino piccolo, ecco. Lui aveva fatto un errore di valutazione, era un uomo un po', diciamo, âgé, no? Per allora era giovane, ma insomma, ripensandoci adesso, era un papà quarantenne, facciamo, che si era invaghito di una ragazza molto più giovane, che poi era un instabile, era una ragazza che poi aveva già dei precedenti, lui non aveva capito, e poi era tornata al suo mondo, lasciandogli in eredità questo bellissimo bambino, veramente, che era un portento anche a livello intellettivo, perché poi ci vuole anche quel requisito lì. Non possiamo applicare questo modello a un bambino che ha un ritardo, un borderline cognitivo, purtroppo. Quindi è un po' un modello selettivo, però funziona. Ecco, la prova ne è che questo ragazzo poi sta bene, ecco, ancora adesso. Aveva 6 anni, qua. Iniziava la prima elementare, qua vedete anche come avanti, come struttura del disegno, c'è movimento, cioè se vogliamo analizzarlo in termini Rorschach, no? Qui c'è movimento, c'è creatività, c'è tridimensionalità, c'è simbolismo, ci sono un sacco di robe di buona prognosi, cioè quante cose noi riusciamo a vedere da un elaborato di un bambino. Chiaramente la telefonata l'ho dovuta fare, perché ho detto poi scrivo delle cose e magari questo è diventato chissà cosa. Vabbè. Volevo dire due cose. Uno, quante cose ci può dire un disegno però fatto sotto i nostri occhi, perché l'importante è che noi assolutamente vediamo cosa e quello che fa, che stimoli da cui parte il bambino, che cosa ha a disposizione.
Bisogna stare attenti perché al giorno d'oggi invece cercano di tirarci da una parte e dall'altra, sottoponendoci disegni sotto il naso, dicendo: dottoressa, guardi che cosa ha fatto mio figlio, magari in separazione dove se ne fanno di tutti i colori, no? E noi qui all'ordine purtroppo vediamo che spesso arrivano. La maggior parte dei disciplinari riguardano purtroppo l'articolo 31 del nostro codice deontologico, e proprio no, a volte si può scivolare, anche cadere in errore nel fare un qualche cosa che riguarda, no, il fatto di non essere estremamente corretti deontologicamente. Quindi questo è importante, vedere sempre, cioè, quante cose ci può dire un disegno, ma che lo vediamo fare lì, no? Quindi questo. L'altra cosa che ha citato Luca, mi sembra molto importante, la troverete nel libro, è che lui ha molto ben sistematizzato i criteri di inclusione ed esclusione di determinati, appunto, interventi e cose, cioè nel senso che non sempre si possono fare certe cose proprio perché ci vogliono caratteristiche particolari, no? Come appunto l'intelligenza, la capacità del bambino un po' di elaborazione, eccetera, cioè alcune cose o un disturbo che non sia estremamente grave o certe condizioni sociali che magari prima vanno un po', tra virgolette, curate o insomma risolte minimamente, o perlomeno messe un po', diciamo, più in sicurezza, e poi ci può essere eventualmente l'intervento anche nostro diciamo, degli psicoterapeuti infantili. Grazie Elisa di questa precisazione che ci fa capire come sia un lavoro delicato e più difficile rispetto a lavorare con gli adulti. Questo è vero, quello che diceva la Klein è vero. Lavorare con i bambini non è più facile, è più difficile. Questo molti pensano, no, il bambino dà molta più soddisfazione, secondo me. Io infatti non mi sono mai spostato sugli adulti, per me il paziente più difficile rimane il genitore. O il singolo adulto che viene, la mamma per depressione postpartum, sono casi più. Bambino, io parto sempre, mi si apre il cuore quando arriva un bambino, di solito, ecco, quando li vedo ancora volentieri, sempre volentieri, più piccoli sono, meglio è. Ecco, questo. Ora vi volevo però far vedere, questo dopo, magari se c'è tempo, questo albero bellissimo che fece un ragazzino, anche questo segnalatomi dai servizi sociali, in primis dalla scuola veramente, che venne perché la sua mamma era morta, quindi un bambino traumatizzato, ma anche lui con una marcia in più. Vedete questo albero? Questo albero occupò tutta la consultazione, non lo fece solo in una seduta perché è impossibile, ma accompagnò tutta la sua fatica per potermi parlare di questa mamma che non c'era più. E, però ve lo faccio vedere perché forse non so se lo potete cogliere, tutti questi intrecci e anche però la ricchezza, tutti questi nodi. Aveva, vi dico che aveva solo 10 anni, non è un albero di un adolescente, come tutti potremmo pensare, no? Perché è veramente ricco, immaginativo, è più tipico dell'età adolescenziale, addirittura lo potrebbe fare un adulto, un albero così. Lui mi aveva fatto sentire la sua ricchezza, nonostante il vuoto. Aveva riempito forse questo vuoto con un pieno, con un troppo pieno, io ho pensato dopo anni. Perché ho pensato questo? Perché poi dopo anni, e anche questo ve lo riporto volentieri come follow up, come esempio di una presa in carico lunga, era stata una consultazione apparentemente per la scuola, il papà, poverino, che poi è morto anche lui qualche anno dopo, quindi lui rimase poi orfano di entrambi i genitori. E lì lo rividi. Quando fu orfano, divenne orfano anche del padre, ma il padre me l'aveva portato nella sua semplicità, perché il padre non era molto, diciamo, non solo non era molto acculturato, ma era proprio venuto perché la scuola lo aveva mandato. Però era stata utile la consultazione per 4 incontri. Questo bambino aveva potuto un po' parlarmi di questa sua
disegnarmi più che parlarmi di questa sua esperienza di vuoto. Poi era ritornato qualche anno dopo, quasi adolescente, con questo secondo trauma così importante della morte del papà anche, e io lo avevo seguito per un po'. Lì me l'avevano mandato i servizi sociali, perché nel frattempo era stato affidato, era rimasto solo, era stato affidato a degli zii. Insomma, ve la faccio abbastanza breve, sto ragazzo che era diventato un duro, vi dico com'era diventato da questo albero in cui era un bambino anche abbastanza timido, abbastanza introverso, ma ricco, era diventato un adolescentino narcisista che si teneva un po' così su, dopo tutto quello che gli era successo, voleva essere sportivo, alla moda, tutto vestito di nero, era un bel ragazzo, e poi è stato un po' con questi zii, e poi aveva questa grossa spinta all'autonomia che avevo già visto nel disegno, ecco, la predittività. E l'ho ritrovata rivedendolo, perché poi lui era andato a stare precocemente da solo a 18 anni e poi per fortuna era riuscito a ottenere la casa dei suoi genitori, che era una casa del comune, e poi lì era andato a stare insieme a un amico e aveva iniziato a lavoricchiare. Quindi insomma alla fine la sua vita era andata abbastanza bene. Ecco, mi sembrava interessante mostrarvelo non tanto per l'esito, o per la storia abbastanza drammatica di questo ragazzo, di questo bambino, ma per l'uso del testo dell'albero, perché qui avevo davanti un ragazzino proprio di quell'età, 11 anni, traumatizzato, che ne aveva proprio, ma non voglia di parlare con lo psicologo, proprio neanche di vederlo in cartolina, che mi era stato portato con scarsa preparazione del papà, che non capiva bene il valore. E quindi avevo usato, dico, vabbè, fammi un albero, qualcosa facciamo, ma colorarlo non ne ho voglia, vabbè, in bianco e nero, tanto la consegna è carta matita, no? Senza gomma, importante non dare la gomma, infatti non l'avevo mai usata, vedete la ricchezza di questa, di come si è articolato e si è espanso e di quanto è durato questo albero, insomma, questo era per... Vicino c'è il disegno di una bimba che... anche lei era una consultazione, una cosa molto più semplice che poi vi leggerete, dove la bimba si era rappresentata come la più piccola della famiglia, pur avendo 9 anni, sta bimba si era rappresentata come la figlia piccola che stava festeggiando il suo compleanno di 2 anni, e poi si era inventata un figlio inesistente, lei era figlia unica, quindi si era inventato un fratello più grande, lei la più piccola, tutti che facevano la fotografia, e questo mi aveva fatto pensare molto banalmente al fatto che si sentisse ancora piccola, mentre i genitori la vedevano molto più grande. Ora, poi, comunque era un caso abbastanza semplice questo, risolto. Poi, questo me lo tengo per dopo, vi volevo chiudere, se no diventa noioso, con questi sogni. Allora, a volte nel disegno i bambini ci rappresentano anche i loro sogni. In questo caso era venuto un po', diciamo, in modo originale il bambino, il ragazzino, spontaneamente mi aveva detto che voleva disegnarmi il sogno che mi aveva raccontato. A volte lo possiamo invece chiedere noi, rispetto proprio come consegna. Vuoi disegnare un sogno che hai fatto? In questo caso Ivano, che è un ragazzino che ahimè seguo ancora, quindi non vi porto solo i casi andati bene, lo seguo da tanti anni, qui era in un momento della terapia, questa è una psicoterapia che va avanti da molto, una volta alla settimana, perché spesso nei servizi pubblici di più non riusciamo, soprattutto al giorno d'oggi, e aveva fatto questi sogni. Il papà, vi dico la cosa importante, il papà di questo ragazzino in carcere, come si vede nel sogno 2, nel sogno 1 lui rappresenta questa, viene fuori tutta la sua rabbia per questa situazione che sta vivendo, una mamma che lo contiene veramente poco, leggermente depressa, che sta con un nuovo compagno che a lui non piace, con cui non va molto d'accordo, questo papà per cui lui si sente molto preoccupato, che è stato incarcerato fuori Italia, e quindi fa un primo sogno dove lui deve difendersi
dai nemici. Vedete questi individui a cui aggiunge poi la maschera, le maschere abbastanza mostruose. Questo è un ragazzino molto dotato per il disegno, è veramente molto molto dotato, non usa mai la gomma, non cancella mai e disegna addirittura sempre a pennarello, così con una sicurezza un po' artistica. Anche la mamma ha questo talento, che quindi può darsi l'abbia anche ereditato, non so. E quindi c'è questo attacco, questa sua difesa, che poi lui, dopo il secondo sogno, in cui invece disegna il papà, vedete con che espressività, incatenato, come lui se le immagina, inginocchiato in carcere con un poliziotto che se ne va, no? Incurante, che si lava proprio le mani di lui, e mi dirà poi che lui deve difendere il papà dagli attacchi che potrebbe avere anche in carcere, perché lui era già abbastanza grande per capire che in questi carceri, non vi dico dove per riconoscibilità della situazione, ma poteva anche subire maltrattamenti e violenze. Ecco, questo è Ivano, che nonostante questa sua capacità rappresentativa, simbolica, eccetera, è un ragazzo che sta ancora abbastanza male, quindi ha ancora bisogno di me. Ora non so, io lascerei lo spazio a Marco per le sue domande, so che ha preparato un po' di domande da farmi, e poi per voi, perché se no saturiamo tutto. Accenderesti la luce, gentilmente, grazie. Ma le domande preparate, nel senso che poi... Beh, innanzitutto grazie per l'invito, perché sono... Entrambi, sono anche un po' emozionato perché sono entrambi stati i miei tutor, una, la Lisa all'università e Luca durante un anno dell'ultimo anno della mia specializzazione al Martaris. E quindi quando ho ricevuto l'invito, sia come associazione ma anche personalmente, è stato molto piacevole. Mi ringrazio molto di questo. E leggendo il libro, poi in realtà quello che mi ero chiesto e quello che mi incuriosiva era te come persona che ti accingi a scrivere un libro. E mi hai già raccontato, quando ci siamo incontrati, che qualcuno l'aveva considerato il tuo testamento, lo scongiuri vari. Poi ti ho ascoltato e parte del tuo... Durante la presentazione sia di Lisa che la tua hai un po' raccontato la storia di questo libro, quindi la prima domanda la saltiamo. Era un po' come, in realtà quello che mi volevo chiedere un po' era quello che ti aveva poi portato, oltre alla richiesta esterna, oltre, parlavi prima di poter essere compreso, di poter lasciare qualcosa ai tuoi specializzandi, cosa ti aveva portato poi, se vuoi aggiungere qualcosa. Voglio aggiungere qualcosa anche che cito nel libro, anche proprio le cose spicciole pratiche, davvero un bignami di pronta fruibilità, al senso, infatti io l'avrei voluto chiamare Memore, lo dico anche nell'introduzione del mio maestro De Giberti, avrei voluto, ma mi sembrava un po' troppo, chiamarlo Manuale di psicopatologia dello sviluppo infantile, eccetera eccetera, perché appunto il manuale di Giberti e Rossi ha guidato i nostri primi passi, seminari, noi siamo cresciuti oltre che a Padova, alla nostra università, ma soprattutto in clinica psichiatrica. Allora gli psicologi, c'era più il medico, lo psichiatra, però per fortuna qua a Genova avevamo una buona scuola psicanalitica e io, Lisa, tanti altri che sono qua presenti in sala, ci siamo nutriti. E devo dire che io mi sono anche un po' allontanato poi dall'università e mi sono sempre più, come dire, avvicinato. È stato il mio incontro poi con la psicoanalisi, questo, e poi dopo con la psicoanalisi infantile. Quindi diciamo che lo scopo principale, a parte, spero appunto, la chiarezza espositiva, che voi la ritroviate, eccetera, la semplicità, la fruibilità, e come mi chiese una mia tirocinante e dice: ma senti, ti faccio una domanda stupida, ma cosa devo fare quando vado in sala d'attesa? Che sembra una domanda stupida, ma il nostro lavoro inizia di lì, cioè l'osservazione nella sala d'attesa, come ti viene,
consegnato, tra virgolette, il bambino, chi l'ha accompagnato, lo stato d'animo del bambino, se l'ha accompagnato la mamma, il papà oppure un'educatrice, perché in una comunità, oppure la famiglia affidataria, perché in famiglia affidataria. Cioè, per noi le figure della rete sono importantissime, lo sappiamo, ma anche proprio lo stato d'animo, e poi metterci, se il bambino è piccolino, metterci alla sua altezza, il calore. Io a volte vedo colleghi avari di parole, di emozioni. Con i bambini non si può essere così, no, lo vedo a volte, lo dico ai tirocinanti: non siate, parlate, non state lì come delle statue. Capisco che uno è giovane, inesperto, però comunque devi avere, il primo contatto è quello di sguardo, no? Quindi dobbiamo guardarli, questi bambini. Devono piacerci, non so, se non ti piace un caso è più difficile intervenire, sì. No? Se un bambino non ti è simpatico, a me devo dire è successo per fortuna pochissimo, ma può succedere, un bambino mi è antipatico, come faccio? Piuttosto chiedo a un collega un aiuto, ma non possiamo vedere un bambino che non ci piace, non so, con cui non ci sentiamo in sintonia. Anche un bambino un po' bruttino, un po' maltrattato dalla vita, però dobbiamo trovare quell'angolino di lui che, con cui empatizziamo, diciamo. Okay? Stavo pensando a questo modo di essere, forse non so se della scuola per la psicoanalisi, rispetto poi a quello che è il modello di riferimento, no? Senza memoria, senza desiderio di Bio, no? Che poi a volte viene per paura di riuscire per il desiderio di riuscire a ricevere gli elementi beta, restituire gli elementi alfa, no? Poi ci perdiamo un po' della nostra affettività, no? Dell'incontro, che è quello che poi era uscito nell'ultimo convegno, quando era venuta Alvarez qua, ne avevamo parlato. Io questo lo ribadisco in modo un po' pedante, forse, la formazione psicanalitica, da cui non si può prescindere, perché se non abbiamo fatto un'analisi noi non possiamo fare questo lavoro, al di là poi delle scelte di scuola, ma se non abbiamo fatto un'analisi questo lavoro è impossibile, perché le emozioni che suscita, vedete anche in me oggi dopo tanti anni, che veicola l'incontro col bambino, sono molto più forti di quelle che veicola un adulto, secondo me, perché comunque ci dà memoria del nostro essere stati bambini e al contempo anche del nostro rapporto con i genitori. Quindi mette in atto tantissime variabili che, se non abbiamo fatto un'analisi profonda e lunga, non possiamo maneggiare, diciamo così. Questo è il primo punto. L'altro punto su cui insisto molto è il calore e l'affettività, perché se siamo dei pesci freddi, cambiamo lavoro, andiamo a lavorare, che ne so, certo lo psicologo non lo dovrebbe mai essere in nessun ambito, né con gli adulti né con i disabili, né. Però con i bambini ci vuole, non so, qualcosa, bisogna tanto che piacciono i bambini, perché se non ti piacciono i bambini, no, perché possono anche non piacere, io sono bambinologo, però non è detto, se i bambini non ti sono simpatici, sono noiosi, li trovi molesti, che puoi, perché sono molto molesti. Possono essere molto molesti, e poi si fa un po' più mazzo, perché prepara la stanza, il bambino te l'allaga, perché bisognerebbe usare anche l'acqua, nelle terapie la usiamo, quindi asciuga, poi c'è l'altro paziente, poi arriva il genitore nella stanza e ti dice: com'è andata la seduta? È tutto un'interferenza la telefonata dei genitori, insomma è più difficile, ecco. Questo è il punto, quindi ci vuole più passione, più inclinazione, più predisposizione, e quella non te la dà nessuna scuola. Infatti io chiedo sempre ai tirocinanti: ti interessano i bambini? Allora vieni a far tirocinio con me. Non ti interessano, vai da un'altra parte, perché qui vediamo solo bambini, ecco, prevalentemente. Un'altra cosa che ti volevo chiedere e che mi aveva colpito quando leggevo Meltzer nel processo psicoanalitico, diceva che c'è un momento in cui lo entra in stanza e forse non si rende conto di quello che sta facendo, poi esce fuori dalla stanza e riflette su quello che ha fatto, sperando di non aver fatto troppi danni, e poi c'è il momento della condivisione con i colleghi del proprio pensiero. E allora mi chiedevo, no, in questo manuale, ma non penso, forse è più di un manuale, cosa senti
che c'è di tuo, che pensi di aver messo in questo lavoro? Meno male che le sapevo prima le domande, ma comunque anche risentendola adesso mi si è una domanda molto profonda, Marco, veramente molto profonda, e ti ringrazio perché mi ha fatto riflettere. La condivisione è importantissima nel nostro lavoro. Io ora mi ritengo fortunato perché da poco più di un anno condivido con la collega della stanza accanto tante cose. C'ho anche la possibilità di dire: che casino, ho visto mammi, non ci ho capito niente, oppure a questo genitore, ma... cioè anche poter proprio sentire che non sei solo, perché il nostro è un lavoro in solitudine. Questo libro io l'ho scritto in solitudine, non ho detto quasi a nessuno, pochissime persone, ma perché non sentivo tanto di arrivare al traguardo, non lo sapevo, quindi pubblicizzare, sto scrivendo un libro, che bravo, poi non sarà mai pubblicato. Poi veramente c'è stata la fatica editoriale, che vi risparmio, ma comunque sappiate che una casa editrice l'aveva rifiutato, mi aveva chiesto di fare dei tagli, una casa editrice che piaceva tanto alla prof. Cavanna, poi ci siamo... che secondo me va molto meglio questa di Franco Angeli, ho già pubblicato una piccola cosa, quindi ci sono state tante fatiche e un po' anche il timore del confronto, ti devo dire, Marco, perché il nostro non è un ambiente facile, il timore di sentire che non so, potesse non essere apprezzato, non essere capito il mio sforzo, la mia intenzione. E quindi un pochino di narcisismo buono, concedetemi, di dire: ce la farò, sono bravo, non ho bisogno di confrontarmi con nessuno. Una parte di me mi diceva, poi una parte di me un pochino più insicura diceva: ma no, dai, due capitoli. Allora poi ho preso un mio, ve la dico tutta, un mio collega che non è psicologo ma è neuropsichiatra infantile, ma un mio amico proprio di tanti anni, gli avevo detto: guarda, leggi questi due capitoli, perché gli avevo dato l'introduzione da leggere, il primo capitolo, quello che ha commentato un po' Lisa, e poi in un momento di insicurezza la parte sulla psicopatologia, perché ho detto: guarda, sull'autismo, sulla... perché ho fatto anche una parte un po' più manualistica, che oggi vi risparmio per gli studenti. E lui mi ha detto: è bello, è chiaro, mi piace. E così ero andato avanti. Poi mi ero arenato in un altro punto, per dire la condivisione, non vi dico proprio la storia come è andata. La parte sui genitori non ce la facevo a farla. Qualcuno lo sa, perché forse l'ho detta a qualche amico. Dico: non ce la faccio, io sono per i bambini, ma sti genitori, che palle, scrivere sui genitori non ce la farò mai. Allora vado da un'altra mia collega, non a caso di nuovo neuropsichiatra infantile, perdonatemi, non so, gli psicologi non riuscivo, adesso sì, ma prima no, a andare nella stanza dello psicologo a confidarmi, ahimè, perché siamo una categoria un po' difficile, allora come tutte le categorie. Ce l'avevi più sotto mano. Ma sì, no, ma vado da una che non è una psicanalista, è una terapeuta della famiglia, con cui... ho condiviso anche dei casi trattati, perché io non sono rigido, per chi mi conosce, quindi ho anche trattato dei casi con altri modelli. Cioè io facevo la mia parte, la collega faceva la parte più sistemi. E dico: guarda, io non so scrivere sui genitori, proprio non ce la faccio, sto libro non finirà mai, mi manca la parte sui genitori. E lei mi disse una frase, no, perché poi, tac, sono quelle cose, come l'altro che mi ha detto: bello, chiaro, mi ha incoraggiato a andare. Mi dice: ma figurati se un genitore non sa scrivere sui genitori. Io ho pensato: però in effetti. E da lì mi sono rimesso in moto. Sembrano risposte un po' così, però sono vere. Prima parlavi del... hai sempre avuto in mente i tuoi specializzandi, tirocinanti, e io sono fresco di scuola, e la mia sensazione leggendo il libro è stato di avere una struttura di riferimento che contenesse un buon panorama, trattando domande che arrivano sicuramente anche durante le supervisioni di gruppo. E a me è venuto da pensarlo come un riferimento per ulteriori approfondimenti,
come dire, cioè una struttura, un osso, una struttura ossea da cui puoi partire, cioè, ma questa cosa qua mi interessa, quindi dai una sorta di inquadramento, non è un tomo per fortuna di 1000 pagine, e poi di lì lasci la libertà a... Vuoi aggiungere qualcosa rispetto all'uso, consigli per l'uso, posologia, controindicazioni? Sì, è ancora più difficile questa domanda, nel senso che lascia molti interrogativi, come leggerete nelle conclusioni, molte cose aperte. Io penso di non poter... Questo argomento è insaturabile, no? Perché se no saremo... È come l'analisi interminabile di Freud, che quando... avevo letto l'analisi interminabile, no, non è. Poi più passano gli anni più dico è proprio interminabile, perché ogni tot anni hai bisogno, almeno io, non so voi, di ritornare sui tuoi contenuti emotivi, no? E quindi di farti ancora aiutare eventualmente in fasi della vita diverse, quindi figuriamoci per quanto riguarda invece la parte della tecnica, della pratica, cioè io non ho sicurezze. Io ascolto molto i giovani adesso, a parte che è dedicato ai giovani. Per esempio, in scuole di specializzazione, non la nostra, della Tavistock, mi dicevano alcuni colleghi che hanno fatto altre scuole, sempre psicanalitiche, per esempio, per rispondere alla domanda di Marco, si fa un colloquio, dopo il colloquio restitutivo ai genitori, si fa un ultimo incontro di restituzione al bambino, che mi sembra molto bello. Io vi dico la verità, in alcuni casi ho iniziato a farlo, dove mi sembrava sensato, perché anche lì non è che dobbiamo prendere perché l'ha detto la tale scuola, però in alcuni casi rimane come un sapore di abbandono, non so, come se il bambino volesse ancora salutarci e noi non cogliessimo questa cosa qua, no? Nel dare siamo un po' adultocentrici, nonostante la nostra formazione psicanalitica infantile, a volte chiudiamo col genitore. Non è detto che vada chiusa la consultazione, questo non l'ho detto, forse l'ho solo accennato, non me lo ricordo neanche più, però ve lo dico perché nella mia elasticità, nel modello duttile che qui vi propongo, è un modello aperto, quindi ci può essere il caso benissimo che il bambino ti saluta, ti dice basta, ti fa capire che basta così e si affida, che poi noi chiediamo sempre. C'è una cosa, no Lisa, ai bambini, ma c'è una cosa che proprio vuoi che diciamo ai tuoi genitori e una che proprio non devo dire ai tuoi genitori? Queste sono due domande molto importanti, perché il bambino magari poi ti dice non dirgli che non ho voglia di fare i compiti, cioè ti può dire anche la cosa più banale oppure la cosa più sostanziosa, no? E poi quella che vuole dire, non so, vorrei giocare di più con mio papà, ma quanti bambini me lo dicono, vorrei uscire di più con mio papà. Oh, queste cose che ci guidano poi nella restituzione. Se ci sembra di avere chiuso il cerchio, a proposito di cerchio della vita, eccetera, anche simbolico, basta così. Se no, possiamo ancora rivedere il bambino una volta. Il genitore lo capirà. Anzi, sarà lui che dice, ma sì, ma guardi, proprio l'altro giorno mi ha chiesto se poteva venire ancora una volta, no? Quindi ecco, l'elasticità, la duttilità, il non chiudersi in pensiero rigido di scuole, di chiese, di dottrine. Poi insomma, chi mi conosce lo sa, io sono un eretico, sono uno disassociato, a parte il gruppo nostro Martaris, io non mi riconosco in nessuna scuola, anche se riconosco i miei maestri, come c'è scritto qui, la Klein, Winnicott, senza rinnegare però Anna Freud, perché non perché fosse la figlia di Freud, ma perché ha detto delle cose straordinarie ancora. Su questo con Adriano Antolini non ci siamo confrontati, ma non eravamo d'accordo, non si può essere, a proposito di confronto con i colleghi, d'accordo su tutto. Secondo me Anna Freud è modernissima, lei diceva è datata. Assolutamente, ma per chi lavora nel campo della scuola, dell'educazione, Anna Freud è preziosa, ha scritto dei saggi importantissimi sui bambini istitutizzati, deprivati, insieme alla Burlingham, che era forse la sua compagna, così si mormora, ma non importa, cioè bambini malati, per chi lavora con bambini in ospedale, ha scritto delle cose fondamentali che la Klein non ha scritto e non ha detto. Winnicott, insomma, vabbè, Bion, anche se non si è mai occupato di bambini. Però
al di là Meltzer, gli attori che abbiamo citato, ma senza chiudersi in rigidi schematismi. Anche la Mahler va bene, ecco, non è perché non è kleiniana, allora non fa parte del mio bagaglio formativo. Una domanda che non mi è venuta in mente adesso, quindi potrebbe essere anche terribile o difficile o non avere senso, non lo so. Ma è sempre una domanda che rivolgo a me stesso nel momento in cui mi chiedo e rifletto sulla formazione, che è molto impegnativa la nostra. E mi chiedo, tu hai parlato di, prima parlavamo rispetto a non essere anaffettivi nella sala d'attesa, l'apertura a altri modelli, cos'è psicoanalisi e non è psicoanalisi, no? Mi viene in mente quello che raccontava Nalvarez quando bisticciava con Betty Joseph e discutevano se quello che lei aveva fatto con il suo paziente Bobby era o non era psicoanalisi, e lei mi ricordo che ha risposto: chi se ne frega, funziona. Ok, questa è stata una delle cose più preziose che penso di aver ascoltato. Però al tempo stesso mi chiedo, no, quanto una eccessiva apertura o un'apertura senza eccessiva possa poi in realtà snaturare un modello di riferimento. Quindi come diventa difficile gestire questa cosa? Puoi aiutarci? Bravo Marco, farai strada nell'associazione e vertici della psicoanalisi kleiniana. Spero di no. No, perché no? C'è del buono anche lì. No, io lo dico e lo ribadisco anche forse in un modo leggermente pedante. Chi mi conosce veramente bene sa che accanto alla mia flessibilità c'è un animo un po' più rigoroso, non dico rigido, rigoroso. Prima bisogna imparare un modello, poi ci si può aprire, allargare, diventare elastici, eccetera, flessibili, ma un modello va maneggiato bene. Io quello che dico sempre dalla mia scuola, che in parte diciamo ho criticato, ma in senso costruttivo, no? Perché ci sono state delle chiusure e adesso sta cambiando anche la nostra scuola di formazione. Io l'ho fatto un po' di anni fa, ora anche i kleiniani si sono aperti ad autori che io qui cito, e Winnicott in particolare, che si leggeva poco e niente quando ho fatto io la formazione, avevamo letto un articolo di Winnicott. Per questo io l'ho un po' criticata la scuola, però è una scuola importante, è imprescindibile l'analisi, io penso, più della scuola. Ecco, questo vorrei dire nella risposta. Cos'è veramente psicoanalitico? La propria psicoanalisi personale. Questo è il punto fondamentale e qui, ahimè, lo so che è caro e dispendioso e lungo e faticoso, però vedo sempre più giovani, ahimè, anche tra i miei tirocinanti, ex, che non si orientano in questo settore perché trovano altre strade. Altre strade non sono la stessa cosa. Su questo mi sento di dire con un po' di rigore, un po' di forse pedanteria, per i giovani sarà pedanteria. Mi racconta Lisa che ogni tanto ai laboratori qualcuno dice: ah, ma professoressa, tutta sta psicanalisi, ah, tutta sta lunga, ma ci sono tutte le tecniche nuove, no? Le terapie nuove. Vabbè, noi forse siamo un po' della, come, non so, in estinzione, no? Spero di no, perché ancora qualcuno mi dice che vuole fare la scuola che ho fatto io, quindi sicuramente, ma c'è sempre stato questo problema, c'è sempre stato economico, ora c'è di più, c'è la crisi economica e quindi questo si sente molto di più, ma credi che anche quando ancora non c'era questa crisi economica, questi discorsi io ormai purtroppo li sento un po' da una quindicina d'anni, quindi non possiamo parlare di crisi economica ancora, proprio come è vero, è un percorso oneroso, è difficile, è faticoso e prima di discostarti lo devi imparare bene, questo metodo. Io aggiungo una cosa rispetto proprio a questa, diciamo, crisi, no, scegliere determinati percorsi. Credo che non sia solo un problema economico, credo che ci sia anche un problema di, e per questo ti ringrazio molto per questo libro che hai scritto, di conoscenza della declinazione di modelli, diciamo, di intervento, in questo caso ovviamente è un modello, tu l'hai specificato, in contesti per esempio così
contesti pubblici, no? In contesti dove veramente non ci sono scritti, no? Testimonianze di come chi ha una formazione così approfondita, così specialistica, poi la usa, no? In un voglio dire, proprio al servizio di tutti, no? Delle persone anche più umili, di persone che voglio dire non hanno gli strumenti economici per poter diciamo accedere, va bene? Quindi credo che questo sia una cosa preziosissima ed è qualcosa anche che può veramente aiutare a, come dire, fare intraprendere un determinato percorso. Perché io appena, per quello che mi riguarda, io non lavoro nell'ambito infantile, lavoro nell'ambito adulto, è un po' questa stata la, diciamo, la criticità di chi con una formazione psicoanalitica, io ho fatto una formazione inizialmente tradizionale, non della società di psicoanalisi, però ho fatto, diciamo, il percorso con l'analisi personale, le supervisioni, insomma, quello che si faceva prima che le scuole ci fossero, le scuole di psicoterapia riconosciute, eccetera. Molti della nostra età hanno fatto questo tipo di percorso, ma quando poi dovevamo, diciamo, declinare le cose che avevamo imparato nel contesto pubblico, io sono anche un'assertrice appassionata della psicologia nel servizio pubblico, pur avendo fatto un po' di attività privata. E appunto ho avuto delle difficoltà, non è stato facile imparare, diciamo, a declinare appunto i modelli, ma qualsiasi modello, voglio dire, poi sappiamo che nella psicoanalisi ci sono tanti modelli, no? Quindi questo credo che sia importante invece far arrivare ai giovani come sia possibile, no? Utilizzare appunto la rigorosità, l'approfondimento, la specificità di modelli così anche poi che richiedono veramente tanti anni di apprendimento, no? Poi si impara al di là di poi delle teorie, delle cose apprese, diciamo, a livello teorico, poi si impara facendo, no? Quindi voglio dire, e attraverso il confronto con tutor, attraverso il confronto con supervisori che in qualche modo ti seguono, insomma, nell'attività diretta, pratica. Quindi non so, adesso non voglio togliere altro tempo. Credo che veramente libri come, io non l'ho ancora letto, però ho colto, diciamo, un po' il significato, siano molto importanti anche per avvicinare giovani che in qualche modo si fanno un po' abbagliare da, come dire, tecniche, questo, che poi sono tecniche che peraltro possono anche essere come dire apprese, ma un discorso è una tecnica, cioè può servire, e un altro discorso è invece avere un modello di riferimento che, come dici tu giustamente, deve essere prima appreso, maneggiato, e poi dopo ci si può aprire anche ad altre tecniche. Io volevo ricordare brevissimamente che la Tavistock Clinic, cioè io ho fatto una scuola che si ispira a quel modello, ma la Tavistock in realtà è ancora ed è sempre stata molto aperta a quello che dicevi tu, Donatella, al sociale. E io credo profondamente, non dico che è un impegno politico il mio, perché ora sembra, anzi bisognerebbe anche un po' dirlo, è quasi un impegno politico ormai, visto come sono andate le ultime elezioni, ma un impegno sociale, cioè per noi che siamo rimasti ancora e per chi verrà dopo di noi, di credere nella possibilità di curare bambini che non se lo potranno mai permettere, perché il nostro servizio è proprio di bassissima soglia, cioè noi abbiamo un po' di lista d'attesa, però in realtà i bambini che cerchiamo di curare ancora nel pubblico sono bambini che non accederanno mai, per tornare alla domanda che mi faceva prima mia cugina medico, è vero, c'è la crisi economica, e appunto bisognerebbe potenziare i servizi, perché la Tavistock
cura gratuitamente i bambini, per lo più stranieri, da sempre. Adesso si occupa tra l'altro di migranti in modo molto forte, c'è un progetto di accoglienza psicoterapeutica della domanda di sofferenza di stranieri traumatizzati, quindi la Tavistock è sempre avanti, nasce come Dipartimento di Studi Sociali, non come clinica psicoanalitica. Poi la crisi anche lì c'è, è sempre stata una struttura in convenzione, un po' diciamo nel piccolo come non sono mai riusciti a essere del tutto come avremmo voluto e come ancora speriamo che possano ridiventare i nostri consultori familiari, dei servizi di accoglienza e di cura, non solo di ascolto e di presa in carico, ma di cura della prima infanzia, che questo ormai della prima e della seconda infanzia, per evitare proprio poi il breakdown adolescenziale di cui voi da Natella, chi lavora poi nella psichiatria, sa molto, cioè ridurre i ricoveri, ridurre le crisi acute, ridurre proprio il malessere di cui parlavamo. Ecco, se Marco mi fa la domanda sull'originalità, okay. Che me l'aspetto. No. Ti voglio fare un'altra domanda che era una riflessione rispetto a quello che stavi dicendo rispetto al welfare della cura sui bambini. E parlando con Adriana Antolini, una cosa che mi ha colpito era che la nostra crisi, prima di essere economica, era morale. E nei suoi racconti, io mi immagino questi anni 70 che non ho vissuto, ero appena nato, che ci fosse un grande fermento culturale rispetto a chi è l'uomo, come si sviluppa il bambino. Ora la sensazione, ma la mia è parziale sicuramente, che sia molto riduzionistico rispetto a un funzionamento cervello-comportamento, no? E mi chiedo quanto responsabilità possiamo assumerci, non tanto nel passato ma per il futuro, rispetto a fare cultura di un qualcosa che è una presa in carico del malessere sociale riferito a un modello di sviluppo della mente del bambino. Non vorrei citare un altro neuropsichiatra che comunque è stato molto vicino a me, che non c'è più, che diceva che la malattia psichica è malattia sociale innanzitutto, e questo vale tantissimo per il bambino, no? Perché il bambino non ha responsabilità a seconda, no? di dove nasce, ma noi lo sappiamo bene perché vediamo bambini. A volte commentiamo con Lisa, altri colleghi, ma questo bambino, ma se fosse nato in un'altra famiglia, ma cosa sarebbe? No, perché bambini, si parla tanto di questa resilienza, che vabbè è un concetto anche un po' abusato, no? Ma ci sono bambini veramente resistenti, che mi piace molto di più come termine, resistenti proprio perché, e qui le neuroscienze ci potrebbero, perché forse geneticamente sono dotati di forza, quell'albero, no? O quel bambino che ha incerottato l'albero, sì, ecco, in linguaggio, tu sei una transazionalista, linguaggio compiono altre decisioni, hanno già come se avessero un progetto, no? Stavo vedendo una ragazzina che non cito nel libro, a proposito di cose che scriverei adesso, una ragazzina di 12 anni con una coppia con 13, una coppia conflittuale terribile, che non so se sia peggio il padre o la madre, anche la sorella maggiore un mezzo disastro, si è fatta il tatuaggio, poi se lo voleva togliere, se l'è fatto togliere. E lei, questa ragazzina, proprio quando è uscita dalla stanza, pian pianino si sta aprendo, mi parla dei suoi genitori, sta toccando degli argomenti veramente dolorosi con un fil di voce. Io ho pensato, se citassi lei come caso, la intitolerei Un deserto di solitudine. Perché questi ragazzini sono soli, e quindi l'incontro con noi, ora non per demolire la sua famiglia che ha fatto quello che ha potuto, ma ora forse lei sta pensando che nel nostro incontro
può dire qualcosa di questi genitori, di questa sorella. Prima non se lo permetteva nemmeno di criticare, era uno dei membri incastrati in questa famiglia patologica, no? Adesso dico, però veramente a volte l'incontro con qualcuno di noi può permettere a questi ragazzini di individuarsi, come diceva la Mahler, individuazione e separazione. Io mi individuo come persona e mi separo, prendo le distanze, come dicevi tu Enrica, ho preso un'altra decisione e mi riconosco, non c'è ancora lei, non, però quando gli ho detto ma forse tu non ti senti parte di questa famiglia, ti senti diversa, lei si è proprio aperta in un sorriso, perché anche riconoscere a un ragazzino che è nato nella famiglia tra virgolette sbagliata è un aiuto prezioso che gli diamo, perché nessuno gliel'ha mai detto, o è lì lì che forse lo stava capendo, ma lo stava capendo male, poteva capirlo attraverso una ribellione, una patologia, una tossicodipendenza, invece capirlo, elaborarlo mentalmente, sono diverso, posso essere diverso, posso farcela, ma perché sono nato qui? Quanti di noi psicologi se lo sono chiesto nella loro analisi, ma perché sono nato in questa famiglia? No, senza andare troppo lontano. L'ultima domanda che ti faccio, ma la mutuo da Kerberg. Quando abbiamo finito il convegno l'anno scorso, l'abbiamo accompagnato in stazione e mi ha chiesto, adesso che abbiamo finito, cosa cambieresti? Quindi io ti giro questa domanda. Non ho neanche 80 anni e passa ancora, ci devo pensare ancora un po' di anni. No, in realtà mi ero preparato, perché tu Marco gentilmente, cosa cambierei o cosa cambierei? Te la leggo. Cosa no, cambieresti, cosa ti piace di più e a quello cui invece non rinunceresti? Questa qua è la mia declinazione. Allora, potrei dire cosa cambierei? Niente, presuntuoso. Un po' la parte di me presuntuosa risponderebbe così. No, in realtà cosa cambierei? Cambierei i disegni, li metterei a colori, perché secondo me perde tantissimo. Voi avete la fortuna oggi di vederli, ma a parte Ivano che ha disegnato in bianco e nero e l'altro ragazzino che ha fatto l'albero in bianco e nero, a colori sono molto più efficaci. Poi per il resto sono contento, devo dire sono contento di tutto, anche dei colori che sono i miei colori preferiti, quindi non cambierei assolutamente nulla. Forse se devo fare un'autocritica un po' pedante la parte di psicopatologia, un po' noiosa rileggendola per me, che l'ho scritta tra l'altro, però perdonate, me l'era dedicata agli studenti, è stato adottato in un corso di psicopatologia e insomma se no non penso sarei arrivato lì, ecco, è Luca, piaciuta che, Donatella Cavanna. Che effetto ti fa vedere un tuo libro adottato all'università? Sì, è adottato in università, questo... Allora, mi fa impressione fino a un certo punto, nel senso che Donatella Cavanna, al di là di commenti che ho anche sentito su di lei da studenti, vabbè, che è noiosa, che qui, che là, le lezioni, però io invece la conosco come una persona, beh, ma queste cose circolano, però invece secondo me è una persona con grande spessore, è l'unica prof universitaria con una formazione psicanalitica e un'apertura mentale, per cui ha fatto i laboratori eccetera eccetera, e poi insomma è il mio sponsor, quindi la devo, ma no, è un'amica da sempre, insomma le voglio molto bene, quindi dissento da, però la conosco in altro ambito, insomma, quindi bisogna, e poi tutti noi siamo diversi nei vari ambiti, magari anch'io posso sembrare, no, quando andiamo a fare i nostri laboratori ogni tanto c'è qualche studente che li vede in ultima fila che sbadigliano, eppure più o meno diciamo queste cose o vanno a fumare, non è detto che ci sia sempre l'interesse, la risposta, ecco, quindi questo forse cambierei un pochino, snellirei o la parte psicopatologica, però non era possibile farlo. Grazie. A questo punto chiediamo che se qualcuno vuole, ha in mente qualche domanda, qualcuno vuole chiedere qualcosa a Luca?
prima parlavi di individuazione e non ti ho sentito citare Senise. Non ti piace, non ti è piaciuto, che pure sei tanto ispirato a Winnicott, a Anna Freud. No, no, figurati. Sicuramente non Kleiniano, non Bionniano, no, no, ma no, no, che ha fatto un lavoro anche lui molto, così, molto utile, penso, no? Non l'ho citato casi, unicamente, diciamo, perché sei della psicoterapia breve di individuazione, sì, certo, che proprio, ha proprio il modello della, come dire, della consultazione con appunto l'utilizzo. Non l'ho citato rimandandolo al prossimo libro, che non so se scriverò mai, sull'adolescenza, perché mi sembra un modello che sia è proprio sull'adolescente, perché prevede un numero, è molto simile al modello che facciamo noi anche nei centri giovani di consultazione terapeutica ripetuta, ripetuta, perché invece che 4 incontri 5 se ne fanno 8-10, quindi si avvicina molto al modello Senise. Certo, certo, certo. Senise poi lo arricchiva con i test proiettivi, quindi è proprio... Sì, faceva fare ad altri. Questa era la ricchezza del modello, che cosa che noi a volte facciamo con i nostri bravissimi tirocinanti, che noi facciamo la parte più, diciamo, di colloquio, e loro magari ci aiutano e integrano con un test, se sono capaci già di usarli. Vi dico, perché non mi piace mai far passare delle slide senza commentarli. Questo è un bambino che avevo in psicoterapia, uno dei pochi che ho trattato privatamente, che era molto rigido, molto ossessivo, come si può vedere in questo disegno. Usava solo riga e squadra, mi faceva impazzire, 12 anni, una noia, veramente. Questo l'avrei chiamato sottotitolo, una bambina che avevo visto. Cosa ne pensi degli mia amica, sì, perché era stata simpatica. Cosa ne pensi degli psicologi? Mi aveva detto una barcata di noia. Perché era già stata in CTU da un sacco di psicologi, io ero l'ennesimo, quindi. E lui era veramente una barcata di noia, noiosissimo, ma avevo la supervisione di una bravissima psicanalista che me l'ha fatto tenere per 3 anni, veniva 2 volte a settimana, e l'evoluzione è stato questo disegno, dove finalmente c'erano linee curve, movimento, vedete proprio la differenza, vi voglio far osservare la differenza tra l'uso rigido, c'è di nuovo questo affare che non riesco a togliere, e da un disegno all'altro era passato un annetto più o meno. Poi dopo questo secondo disegno, questo è molto interessante, l'ho messo come caso di variazione setting, perché è un bambino che poi passò dalla scatola dei giochi che non aveva mai aperto, che guardava solo, l'aveva solo guardato disprezzandola perché lui era grande, un po' saputello, a questi disegni ossessivi riga e squadra, a questi disegni più fantasiosi, ora non troverete sul libro, è molto articolato, avevo potuto dare brillanti interpretazioni psicanalitiche melzeriane, perché si prestava, quindi c'era proprio il villaggio che stava cadendo, cioè c'era tutto veramente da manuale, e poi era passato al lettino spontaneamente, perché nella stanza in studio avevo anche la possibilità che in Asla non abbiamo di un divanetto, e lui spontaneamente un giorno aveva detto io mi voglio sdraiare, e lì eravamo andati avanti come un adulto 2 volte alla settimana, e aveva portato tanti sogni, alcuni noiosi, alcuni meno. È rimasto un po' noioso, però è stato meglio poi. Era molto ossessivo, molto ossessivo, molto anche un po' depressino. Poi per farvi vedere ancora, ecco, Marco non me l'ha chiesto, ma io ve lo dico lo stesso, l'originalità. Era quella la domanda. Sì, era proprio la domanda che avevo in mente adesso. Proprio quella, ti ho letto nel pensiero. Allora, l'originalità è il disegno dello scarabocchio di Winnicott modificato stile Panarello, cioè senza carta matita ma con i pennarelli, perché è molto facilitante. Io do al bambino, dico al bambino di scegliere il colore preferito, io scelgo il mio colore preferito, inizia sempre il bambino, perché in questo sono stato winnicottiano, non dobbiamo proiettare noi le nostre fantasie, e si conclude, come diceva Winnicott, quando la forma dello scarabocchio è conclusa, cioè quando il bambino vede una forma e gli dà un titolo. Infatti vedete questa ragazzina Letizia,
aveva visto una maschera fantasma legato, che era lei stessa proprio imbrigliata in questa dinamica familiare, una famiglia molto patologica, conflittuale, e lei aveva dei rituali ossessivi di non poter girare, insomma doveva passare davanti. Vi dico solo questo a proposito, perché è inerente allo scarabocchio, a proposito della maschera. Lei doveva, uno dei suoi rituali era che quando passava davanti allo specchio doveva correre per non vedere la propria immagine, se no le sarebbe successo qualcosa di brutto, oltre alle pantofole messe bene e varie altre cose c'era questo. Poi un viso che chiaramente un po' ingrassato, ma ero io, perché sembrano anche gli occhiali. Nella seconda fase della terapia c'era più un riconoscimento della nostra relazione, una barca a vela che diventano due barche, che siamo io e lei, che traghettiamo, e una faccia strana con dei capelli. Qui Letizia stava crescendo, stava diventando una ragazzina diversa, un pochino diversa, un pochino simile a sua mamma, e stava cercando di individuarsi, di rispecchiarsi. Il papà, devo dire, che era veramente un disastro. Il fatto di essere stata una figura maschile aveva avuto una valenza molto importante nella storia di lei. E questo è l'altra cosa originale, che è carino perché i miei colleghi ormai l'adottano, i miei ex colleghi soprattutto, perché l'avevo ideata quando ancora lavoravo in un'altra zona della città, San Pier d'Arena, il mandala. E qui è la mia anima, diciamo, junghiana, per, appunto, a proposito dell'essere eclettico, ma soprattutto yogica, nel senso che questo io l'ho preso dallo yoga. Il mandala, come dice Jung, è il cerchio della vita, il suo significato è la rappresentazione della propria vita. Io lo propongo così al bambino: quello è vuoto, quindi dico, questo è il cerchio della vita, al centro ci sei tu, scegli il tuo colore preferito, metti il tuo nome, e poi i raggi della ruota, cerchio, ruota della vita, sono le persone per te più importanti, da più importante la 1 a meno importante. Nella seconda parte io a volte do la consegna di mettere anche le persone, o le situazioni, o le emozioni, o i compagni di classe, o i membri della famiglia, più che il bambino sente più lontani da sé. Non dico, non do giudizi, e vengono fuori delle cose preziosissime, come nel caso di Nora, questa bambina che aveva una mamma veramente disturbata con ricoveri periodici in SPDC, ma comunque la sua mamma, come vedete, è la numero uno. Il papà, di cui si occupava molto, perché la moglie era perennemente... stava molto male, però al secondo posto. Questo mi sembra molto importante dirlo, perché spesso appunto i giudizi, i genitori, no? Genitore psichiatrico, allora non può tenere il bambino. Dipende. Certamente ha potuto tenersi sua figlia entro certi limiti, perché poi crescendo questa bambina si vergognava anche della mamma, con tanta fatica ne ha preso consapevolezza, anche attraverso il nostro lavoro e attraverso una brava collega assistente sociale che le ha offerto una struttura. È cresciuta metà a casa e metà in questa struttura e un po' con me. Direi che vi ho detto tutto quello che vi volevo dire. Ci sarebbero veramente anche ora tante altre cose, però volevo essere certo che i disegni fossero passati tutti con un commento. Direi di sì. Allora, piccola precisazione, io non è che raccomandi né l'uso del mandala né l'uso dello scarabocchio, sono cose mie che ho reso pubbliche in qualche modo, sono strumenti altri, no? Perché lo scarabocchio modificato non è lo scarabocchio di Winnicott, perché Winnicott lo usava con i bambini molto piccoli, addirittura neonati quasi in braccio alle loro mamme, o poco più. Quindi io lo uso in un modo completamente diverso, quindi vorrei non essere preso a modello, non è un manuale, e l'uso di questa tecnica è complessa, nel senso che non è facile non mettere le proprie immagini, perché è un po' come quando
noi ci abbandoniamo, no, a un sogno a occhi aperti o siamo nel dormiveglia. Cioè, se usiamo quella tecnica di Bion senza memoria, senza desiderio, rischiamo di mettere il nostro inconscio. Quindi è difficile, è veramente difficile non proiettare il nostro desiderio. Allora, Letizia, le due barche, avrei tanto voluto che facesse due barche, ma non potevo crearle io le due barche che eravamo io e lei. Da una barca sono diventate due barche, ma era il momento della terapia quello. Cioè, non è uno strumento agevole perché presenta dei rischi, però a certi bambini piace tantissimo. Quindi mi è stato molto utile. Mi ricordo tanti anni fa una ragazzina, ma ero molto giovane, quindi proprio neofita, una ragazzina dove l'assistente sociale mi diceva: ma io non so se portarla a far vedere il papà in carcere o no, è una cosa così delicata. Poi il carcere di Marassi, non vi dico cos'era 30 anni fa, confronto adesso, eravamo tutti in dubbio, compresa la sua mamma, e io con lo scarabocchio me lo sono chiarito, perché lei si è fatta in carcere col papà, insomma. Allora a quel punto ho detto: via, vuole andarci. Ecco, ma questo è un micro esempio, come Letizia, che mi ha fatto capire delle cose che forse abbiamo vissuto solo attraverso i suoi scarabocchi e non sono state neanche più di tanto interpretate. Ecco, questo idem per il mandala, perché rischiamo, se no, di dare un'immagine un po' come se fosse, come si chiama, quegli altri test che sono anche codificati, no? Il test della doppia luna. No, non vuole essere un altro test della doppia luna, però lo uso tantissimo con, perché ve lo dico magari nel libro, non so se l'ho detto, lo uso tantissimo con i figli di genitori separati, perché mi serve tantissimo per vedere la costellazione del loro mondo interno e le vicinanze. Cioè, lo uso in modo un po' sistemico, mi verrebbe da dire, no? Per vedere chi è vicino, chi è lontano, come quando un bambino ha un grosso disagio scolastico, lo uso facendogli disegnare i compagni, gli insegnanti, e mi rendo conto un po' della dinamica che ci può essere in classe. Questo perché noi nei servizi a volte abbiamo anche poco tempo, quindi è uno strumento che è nato proprio perché a volte ci insegue il tempo, dobbiamo dare un parere, ci chiedono un'indicazione, gli cambio scuola, non gli cambio scuola, faccio per dire, deve stare con la mamma o col papà, sono quei quesiti che ci fanno. Mi dica, dottoressa, ma mio figlio, secondo lei, è più opportuno che stia con me o con mio marito? Cioè, come se noi, no? Quella che Francini chiama la delega onnipotente, in sistemico si chiama così, perché molte cose, anche di altri indirizzi, cioè, sono parole chiave. La delega onnipotente, quando l'ho sentita da Francini, ho detto: eccola, la delega onnipotente, ci capita continuamente, no? Ok, va bene. Vi saluto e vi ringrazio, perché l'ora, siamo stati nei tempi. Se ancora c'è qualcuno che ha una curiosità, un minuto ce l'abbiamo, se no ci saluta Lisa. Qualcuno che magari così anche non addetto ai lavori, o un giovane, o qualcuno che così sia stato sollecitato un po' da questo... Inizio l'incoraggio facendo: avete capito? E poi faccio sì con la testa, allora inizio a stabilire un'empatia motoria e poi dopo arriva quella cognitiva. Direi che possiamo chiudere. Tieni lì. Sì, è anche un sabato mattina, quindi bisogna anche considerare questo, però veramente io insieme a Luca, insieme a Marco e anche gli altri rappresentanti del Consiglio vi ringraziamo molto per essere stati qua e speriamo veramente, cioè, che vi abbia interessato comunque questa presentazione. Vi consigliamo di comprarlo il libro che è fuori, e niente, quindi
avete anche con noi, è stata un'occasione anche per conoscere invece questa sede dell'ordine nostro, dove facciamo tante iniziative e spero dove ci rivedremo.